Buonasera. Noi siamo il gruppo per le autonomie, come probabilmente sapete abbiamo diverse forze al nostro interno, tre membri della Südtiroler Volkspartei, un membro della Val d'Aosta, due senatori a vita e due colleghi che sono stati votati col PD. Ogni tanto abbiamo sensibilità diverse, ma in questo momento siamo tutti d'accordo che lo riteniamo molto irresponsabile pensare di votare adesso in autunno, quando si deve fare il bilancio, quando si deve mandare una proposta in Europa, quando si deve stare attenti che non andiamo in esercizio provvisorio, che non scattano le clausole d'IVA. In particolarmente noi in Alto Adige, che siamo al confine, ovviamente se i prodotti diventano molto più cari perché ci sono 25% di IVA, la nostra popolazione va a fare la spesa in Austria. Pertanto per noi è particolarmente importante e abbiamo, come tutti, un grande bisogno di stabilità. Nel nostro gruppo il denominatore comune è da una parte che per noi è importante la tutela delle minoranze linguistiche e delle autonomie speciali, ma anche siamo convinti europeisti e pertanto per noi è anche importante che abbiamo un governo che si comporta con l'Europa in maniera rispettabile e che cerca di essere un membro importante dell'Europa, non che si mette fuori dall'Europa o che segue le idee dei sovranisti che si vogliono avvicinare più alla Russia che all'Europa. Questa nostra posizione abbiamo fatto presente al Presidente Mattarella. Come ho detto, noi siamo un gruppo abbastanza piccolo, ma ovviamente la gran parte di noi è senz'altro disponibile ad appoggiare un nuovo progetto che nascerà. Noi tre della SVP siamo di un partito di raccolta, dobbiamo valutare se ci sarà una cosa più concreta all'interno del partito e poi vediamo come rapportarci. Do la parola al... Sì, è troppo presto, ma da parte nostra noi possiamo dire che il Presidente Conte ieri ha fatto una figura bellissima e noi non avremo nessun problema se ci fosse un Conte bis, anche perché lui ci sembra molto neutro e molto istituzionale e secondo noi potrebbe essere una buona ipotesi. Ma Conte bis con una maggioranza diversa? Sì, ovviamente un Conte bis con una maggioranza diversa, ma la figura del Premier a noi piace e secondo noi sarebbe un peccato non utilizzare questo modo di fare politica così diverso da tanti politici italiani che purtroppo vediamo su Twitter con campagne e con urla. Lui è molto, come l'avete visto anche voi, molto diverso, molto tranquillo, elegante e a noi piacerebbe molto. Adesso do la parola al vicepresidente Lagnès. Grazie. Come componente della minoranza linguistica valdostana della regione autonoma Valle d'Aosta all'interno del gruppo non posso che ribadire anch'io i concetti che sono stati espressi dalla nostra Presidente, quindi censurare un ritorno alle urne che anche per noi sarebbe grave per la stabilità e per l'ipotetico rilancio soprattutto economico del Paese. Interessante invece, lo riteniamo, il tentativo di creare una maggioranza alternativa e per quanto ci riguarda noi saremmo disponibili a confrontarci per vedere naturalmente se ci sono le condizioni per dare un appoggio a questo nuovo tentativo. Per quanto riguarda quindi il nostro gruppo, io credo, in particolare per quanto riguarda la rappresentanza valdostana, appunto siamo pronti a un confronto, quindi
con eventuale governo che sappiamo tutti non potrebbe che essere 5 Stelle PD, più altre componenti. È chiaro che ci sono dei paletti che sono già stati evocati dalla nostra Presidente e sono innanzitutto una vocazione nettamente europeistica di questa nuova maggioranza. Per quanto riguarda noi che siamo rappresentanti in Regione a Statuto Speciale, quindi un esplicito riconoscimento e valorizzazione delle autonomie speciali e delle minoranze linguistiche, e poi per concludere che ci sia un impegno serio e concreto a sostenere politiche concrete e attive per i territori di montagna. Grazie. Ci sono domande? Sì. No, no, l'abbiamo anche comunicato al Presidente della Repubblica, sì. Ok, grazie. Arrivederci. Grazie a voi.